conosci, vero Italia? Sono Mauro, il partigiano. Document, bitte. Grazie. Da dove venire? Da Macerata. Detesto solo chi usa una bandiera di qualsiasi colore per sfogare il proprio odio, che non c'ha niente a che vedere con un ideale, qualunque esso sia. E quello che hanno fatto? Te lo sei dimenticato? E allora troviamo chi è stato, perché qui non tutti ci hanno colpa. Ce la stiamo a prendere con la gente che non c'entra niente. Questo è odio. Se non avete addirittura perso l'anima. Smettila di tormentarti. Ada e Farinacci ti avrebbero amata comunque. Perché la colpa non è mai stata tua. Ti passo a prendere domani sera, ok? Facciamola noi una famiglia. Torniamo in Grecia. Così non dovrei avere più paura di cosa pensano gli amici. Né greci, né italiani. Non mi prendi sul serio. Non mi prendi mai sul serio. Vuoi che la chiami? Vuoi che la faccia finire adesso? Tormenti. Agapimo, ti passa la canis. Forse è meglio se segue il mio collega. Mamma, c'è la luce accesa. Aveva ragione la polizia, papà è tornato a casa. Meno male. Tuo padre ci ha fatto stare in pensiero tutto il giorno. Quando mi ha chiamato la Comodi per dirmi che era sparito, stavo facendo jogging e mi è preso un colpo. Forse starà dormendo. Nell'altra stanza. Niente neanche qui. Ma come? Ci avevano detto che doveva esserci. Martacci, questi sono ladri. Cercano la cassaforte. E adesso che facciamo? Lo aspettiamo. Torniamo di là. Tanto prima o poi tornerà. Certo, non vuoi che vada? Sai che ti dico? Io mi faccio un goccetto. Tanto lo dobbiamo aspettare. Vabbè. Quando arriva vedrà che gli faccio. Questi mi vanno pure manà. Giovanni. Papà, allora ti è tornata la memoria. E quindi lei si è voltata e l'ha colpito con un calcio rotante. Sì, come Chuck Norris, quello della serie, come si chiama? Quello della serie, dai! Quello che è fissato! Ma che è in forno? Ma che è porno? Senta, signora, io credo che lei abbia un po' esagerato con l'alcol. Mi sta dando dell'alcolizzata? Ma no, no! No, 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 scusi, io le sto dicendo che ho subito una rapina, cioè una, quasi un rapimento, e lei mi dice che ho bevuto troppo! Cioè, senta, se vuole fare una denuncia, sono costretto a farle l'alcol test. Sì, ci mancherebbe. Senta, mia compagna è un po' stanca, adesso noi dobbiamo andare. Ce la faccio da sola, non ho capito qual è. Arrivederci. Nel paese del signor Balocco non c'è colazione senza latte. Foxy e i piccoli colpi di genio. Questa? No, incredibile. Il ricordino del motocross, dici? Ma il tatuaggio almeno? Ce l'hai ancora? E a Capo Nord tutto solo? Ci sei andato? Sì. Tutto solo? Amore, ma con chi stavi parlando? Niente, parlavo con me stesso. 20 anni fa, però. Sono Taddeo Albano. La marchesa Isabella d'Este mi sta aspettando. Ho urgenza. La mia urgenza è più importante della vostra. Dobbiamo controllare che non abbiate la peste.
Specchio, specchio del castello, vuoi mostrarci chi è il più bello? Castello? Io devo pensare a pagare il condominio, figurati se posso occuparmi di un castello. Bruno Cominelli, lo conosci o no? Mai sentito. E chi sarebbe? Diciamo il medico di tuo zio. Mio zio è morto, tanti anni fa. Aiuta a te stesso, non me. Che ben via in mampataghe. Mal sehen. Maestri, che è successo? Ci sono scontri tra automobilisti e ciclisti in tutta la città. Quelli di Critical Mass stavano manifestando. Un tassista li ha provocati. Ah, imbecilli! Ma che fai, anche lo spiritoso? Eravamo fermi, non ci avete visto. Ma ci avete tamponato, avete da dire. Va bene, va bene. Ma quale va bene? Qua senti, non va bene niente. Fai una cosa, mettici pure le scuse, se non ti dispiace. Adesso mi hai proprio rotto il coglione. Non è normale per un semplice controllo. Stai tranquillo, ai documenti hanno creduto. Siete in arresto per il rapimento del giudice Sossi.